Il numero delle persone affette da problematiche del cuore causate dall'aterosclerosi delle coronarie resta estremamente alto. E questo nonostante si tratti forse della malattia maggiormente prevenibile tra le malattie croniche. In questo video cercheremo pertanto di capire il perché di questi numeri e soprattutto come ottimizzare la prevenzione e quindi ridurre il rischio di infarto del cuore. Però per poterlo fare in maniera corretta dobbiamo chiarirci le idee su un concetto molto importante, l'aterosclerosi. Semplificherò molto questa definizione perché è fondamentale capire questo concetto. Quando parliamo di aterosclerosi parliamo della deposizione di colesterolo nella parete delle arterie, ovvero la formazione delle famose placche. Ed è importante capire come le arterie più piccole, come ad esempio quelle che nutrono direttamente il cuore, sono particolarmente a rischio di questo fenomeno. Il colesterolo si accumula gradualmente nella parete dell'arteria e con il tempo questo accumulo può portare principalmente a due scenari. Nel primo, l'arteria può restringersi gradualmente riducendo il flusso di sangue. Questo può causare, ad esempio, dolore al petto, soprattutto durante l'attività fisica, una condizione nota come angina. Nel secondo scenario, che è di sicuro invece quello più pericoloso, la placca può diventare instabile e rompersi, e quando questo accade il corpo reagisce formando un coagulo di sangue, tutto questo per riparare il danno. Tuttavia questo coagulo può improvvisamente bloccare l'arteria andando ad interrompere il flusso di sangue e quindi causando un infarto. Ecco, fermiamoci un attimo perché qui c'è il concetto più importante da capire dell'intero video. Se non capiamo questo concetto il resto del video non avrà la stessa valenza. L'aterosclerosi è un processo lento che si sviluppa nell'arco degli anni. Tuttavia i sintomi spesso non compaiono fino a quando non si supera una determinata soglia critica e questa soglia nella maggior parte dei casi viene superata in età avanzata, ovvero quando abbiamo lasciato il tempo necessario alla placca di accrescersi senza interventi efficaci per interrompere o comunque per rallentare questo processo. Il fattore tempo è quindi il fattore più importante che dovremmo essere in grado di utilizzare a nostro favore. Ma torniamo un attimo sui numeri. Per farvi capire l'importanza di questo problema, in questo studio sono state analizzate 1033 persone con un'età media di 51 anni, tutte considerate a basso rischio di malattie cardiovascolari. Questo vuol dire che si trattava di persone non fumatrici, con normali valori di pressione arteriosa, senza diabete e che non assumevano farmaci per abbassare il colesterolo. E anche se i partecipanti dello studio quindi erano considerati a basso rischio di malattie cardiovascolari, i risultati hanno mostrato dei dati sorprendenti. Oltre un terzo di essi presentava iniziali segni di aterosclerosi. Quindi questi risultati ci portano direttamente ai due punti più importanti del video: come riconoscere precocemente chi è a rischio, senza necessariamente dover svolgere esami ultra complessi, e soprattutto cosa possiamo fare per interrompere questo processo. Abbiamo visto come l'aterosclerosi si sviluppa nell'arco degli anni e prima si inizia una corretta strategia di prevenzione, migliori saranno i risultati. Per farlo ragioniamo come sempre sui fattori di rischio, partendo prima da quelli su cui noi non abbiamo un diretto controllo, ovvero l'età, la nostra storia familiare, la genetica e quindi anche i livelli di lipoproteina A, di cui ho già parlato in un altro video che ti lascio in descrizione e che ti consiglio di approfondire. Su questi fattori noi appunto non abbiamo uno stretto controllo, però ce ne sono altri su cui noi possiamo intervenire se solo sapessimo come valutarli correttamente. Parliamo appunto di fumo di sigaretta e qui senza spendere troppo tempo l'unica cosa da fare è smettere immediatamente. Poi c'è l'ipertensione arteriosa, il diabete o l'insulino resistenza. Di questi argomenti ho già parlato in diversi video che vi lascio in descrizione, e poi c'è un terzo aspetto che merita di essere approfondito, la dislipidemia, o tra virgolette il colesterolo alto. Se c'è un singolo esame più importante che possiamo fare per capire il nostro rischio legato alla dislipidemia, questo esame si chiama ApoB o apolipoproteina B. Per comprendere appieno l'importanza dell'ApoB è necessario fare un breve passo indietro e parlare però di lipoproteine. Il colesterolo e i trigliceridi, essendo lipidi, grassi, e non sono solubili nel plasma. Quindi per essere trasportati nel flusso sanguigno devono, diciamo, essere così impacchettati all'interno di strutture chiamate lipoproteine. Queste lipoproteine sono composte da un involucro proteico chiamato appunto apolipoproteina e che va a avvolgere appunto il nucleo di lipidi. Esistono diverse classi di lipoproteine, tra cui le LDL, le VLDL, le HDL,
Di queste avrete già sicuramente sentito parlare o le avrete lette sui vostri esami del sangue. Le LDL e le VLDL sono considerate aterogene, ovvero possono contribuire alla formazione di placche nelle arterie, mentre le HDL sono considerate protettive. Qui entra in gioco l'ApoB. Ogni lipoproteina aterogena, quindi in grado di formare placche aterosclerotiche, sia essa una LDL o una VLDL, contiene una singola molecola di ApoB. Questo significa che misurando la concentrazione di ApoB nel sangue possiamo ottenere una stima precisa del numero totale di particelle cattive o di particelle aterogene presenti nel nostro sangue. Questo è fondamentale perché è il numero di particelle aterogene e non tanto la quantità di colesterolo in generale a determinare il rischio di aterosclerosi. Più particelle aterogene sono presenti in circolo, maggiore la probabilità che si depositino nelle pareti delle arterie e contribuiscano quindi alla formazione delle placche. Quindi se dovessimo scegliere un singolo esame per capire come tra virgolette siamo messi in termini di colesterolo, sceglieremmo ApoB. Per quanto riguarda i valori normali e tutti gli altri dettagli di ApoB ne ho parlato già in un altro video e lo lascio in descrizione nel caso vogliate approfondire. Però facciamo un breve riepilogo. Non fumiamo. La nostra pressione è normale, così come i nostri livelli di glicemia. Facciamo gli esami del sangue, doseremo ApoB e riscontreremo valori elevati. Cosa possiamo fare a questo punto? La risposta è molto. Infatti, come dicevamo all'inizio del video, l'aterosclerosi è sì una malattia cronica molto frequente, ma è anche quella su cui le nostre potenzialità di prevenzione e trattamento sono veramente tante. Esistono infatti diverse strategie efficaci che noi possiamo adottare per ridurre questo rischio. Però dobbiamo partire dai pilastri fondamentali, che sono le modifiche della dieta, l'esercizio fisico e in alcuni casi i farmaci. L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel controllo dei livelli di ApoB. I due aspetti chiave da considerare sono la riduzione dei grassi saturi, infatti i grassi saturi presenti ad esempio negli alimenti come la carne rossa, i formaggi, il burro, possono aumentare i livelli di colesterolo LDL e di conseguenza aumentare i livelli di ApoB. E poi c'è la riduzione dei trigliceridi. Livelli elevati di trigliceridi sono spesso associati a un aumento delle VLDL che a loro volta contengono ApoB. Ridurre l'assunzione di zuccheri semplici, di alcol, di carboidrati raffinati, tutto questo inoltre può aggiungere un effetto benefico nella riduzione dei trigliceridi. Oltre alla dieta poi c'è l'esercizio fisico, che è uno degli strumenti più potenti per migliorare il profilo lipidico e ridurre ApoB. L'attività fisica regolare infatti aiuta ad aumentare il colesterolo HDL, quello conosciuto anche se in maniera errata colesterolo buono, e a ridurre i livelli di trigliceridi, ma anche a migliorare la sensibilità all'insulina e migliorare tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare. Però questi due pilastri, senza i quali qualsiasi strategia di prevenzione non avrebbe senso, ahimè in alcuni casi possono non essere sufficienti per raggiungere livelli ottimali di ApoB. In queste situazioni i farmaci potrebbero essere necessari. Ed esistono diverse classi di farmaci che possono essere davvero efficaci per ripristinare normali livelli di ApoB, tra cui le statine, ampiamente utilizzate ed ampiamente discusse, e anche qui ne ho parlato in maniera approfondita in un video che troverete in descrizione. Ma non solo le statine, la ricerca va avanti e negli anni sono state sviluppate diverse categorie di farmaci assolutamente efficaci per ridurre i livelli di ApoB. L'ezetimibe, l'acido benpedoico, l'inibitore di PCSK9, ma forse diciamo la novità più importante arriverà nei prossimi anni. Infatti avremo a disposizione farmaci in grado di intervenire anche su un altro importantissimo fattore di rischio, ovvero farmaci contro la lipoproteina A, ma ne parleremo quando avremo dei dati più solidi. C'è però un aspetto cruciale da sottolineare e se siete arrivati fin qui forse avrete già capito di cosa sto parlando. Il più importante elemento nella prevenzione dell'aterosclerosi delle coronarie è l'intervento precoce. L'aterosclerosi è infatti, mi ripeto, un processo che inizia addirittura fin dall'infanzia, quindi abbassare il colesterolo, in particolare ApoB, fin dalla giovane età può prevenire l'accumulo di placca e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in età adulta. In questo video che vi lascio qui di fianco ho parlato di un altro problema, ahimè, estremamente frequente e soprattutto di come poterlo prevenire in maniera efficace. Io vi aspetto al prossimo e come al solito vi mando un abbraccio.